un gesto semplice che racchiude però centinaia di significati e sentimenti differenti. È iniziata anche quest'anno, come di consuetudine, la raccolta delle olive nel giardino del Getsemani. Un'attesa e una gioia per un momento di condivisione unico nel suo genere. Anche quest'anno ci ritroviamo a vivere questo avvenimento molto bello, semplice. Alle persone che vengono a raccogliere le olive, che ci donano la possibilità di condividere insieme questo momento molto bello, è l'augurio che ho fatto, è quello di vivere la familiarità, cioè ascoltare un qualcosa di antico e sempre nuovo, che è già avvenuto e che avviene ancora. Che sia per qualche ora o per una giornata, i volontari di 15 nazionalità differenti, invitati dai frati custodi dell'orto sacro, sotto un sole ancora estivo, sono diventati protagonisti di questa raccolta davvero speciale. Sono appena arrivato qui da 5 settimane ed è la prima volta che incontro le olive. Ed è una cosa così speciale quella di raccogliere le olive nel giardino del Getsemani. Penso sia una cosa unica. Una cosa che si fa una volta nella sua vita. Io sono qua da 5 anni, ho avuto questa occasione e opportunità di essere invitato per questo evento oggi ed è una cosa molto molto particolare, molto speciale. Bisogna viverla per capirla. È un'occasione speciale, in un posto speciale, il Monte degli Ulivi, un sacro posto per tutti noi, di fronte alla città vecchia di Gerusalemme, uno dei posti più belli al mondo. Raccogliendo le olive si crea famiglia. Oggigiorno abbiamo bisogno di questo, anche di questo momento molto semplice, ha voluto sottolineare padre Diego. Ed è così che questo luogo, avvolto normalmente nel silenzio, in questo mese di raccolta si trasforma. Per noi è una grazia straordinaria essere qui, nel giardino degli ulivi, in questo giardino dove ha pregato Gesù, per raccogliere le olive in famiglia, con i nostri 2 bambini, mio marito ed alcuni amici. In questo mese di ottobre, quando c'è la raccolta delle olive, questo silenzio viene interrotto e quindi si crea appunto questa familiarità, questa gioia di condividere tutti insieme. E noi diciamo che in questo periodo il romitaggio cambia volto, quindi non più la solitudine con il Signore, ma la condivisione tra i fratelli, dove Lui è sempre presente, certo. Ed è nell'anno della misericordia che questo nobile gesto dal sapore antico, che si protrarrà anche nelle prossime settimane, assume un significato ancora più profondo. Come noi ci aspettiamo e speriamo di raccogliere delle olive dagli alberi, penso che il Signore in questo anno della misericordia spera che anche noi possiamo dare dei frutti di misericordia. Dunque è questo l'augurio che abbiamo fatto anche all'inizio e che faccio a tutti coloro che si uniscono a noi da lontano e da vicino per raccogliere le olive.